Ciao, mi chiamo Giovanni Iacono, vengo da Torino, ho 59 anni e sono qui alle riabilitazioni estreme. Ho sempre avuto problemi, fin da bambino, con denti storti, cariati, la paura del dentista, paura che è diventata panico negli anni. E poi la piorrea ha fatto il resto. Io sono venuto da solo a fare il primo step e avevo una paura terribile. Però quando sono arrivato ho trovato pazienti, non mi hanno mai fatto mangiare da solo. E ogni volta, Giovanni come stai? Stai bene? Vuoi qualcosa? Vuoi un antidolorifico? No, è stato una famiglia. E adesso ancora di più, il gruppo che si è creato questo giro è ancora più bello. Il moldavo non riesco a capire una parola, quindi già solo sentire parlare italiano, e poi la gente che ti chiede come stai, come vai, e veramente ti senti a casa, ti senti... Anche se viaggi da solo ti senti in famiglia, quello sì. Andrei l'ho visto solo nel primo step, quando ho fatto la parte chirurgica. Ed è finito l'intervento, ha preso il mio telefonino e mi ha detto: questo è il mio numero personale. Se hai qualunque problema, di notte, di sera, domani, chiamami, andiamo anche di notte, apriamo la clinica e vediamo che cos'hai. Questo in Italia te lo scordi. Se hai un problema di notte, chiami l'ambulanza e speri in Dio. E invece Michele l'ho conosciuto nel primo step, mi ha seguito adesso ed è una persona meravigliosa, proprio come uomo, oltre che come protesista. Grazie. A quei provvisori comunque era un grosso miglioramento rispetto alla mia situazione iniziale, perché comunque riuscivo a masticare da una parte e dall'altra. Potevo parlare, guardare una persona negli occhi e parlare liberamente senza... Perché prima parlavo col labbro molle, parlavo così. Ah no, potevo parlare, sorridere ed era già un obiettivo, un grande traguardo per me. Adesso un'altra cosa, adesso ancora meglio, riesco a parlare meglio. Li ho messi solo ieri e già riesco la R, la S, la dico quasi, quasi perfettamente. Mia figlia, quando sono arrivato coi provvisori, ogni tanto mi dava le manate perché continuavo a parlare così, a ridere così, e mi diceva: dai, hai i denti, adesso parla, facceli vedere, ridi tranquillo.